Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic, sono qui con il terzo, se non sbaglio, siamo già al terzo episodio del Calcio Secondo Orgasmic, una serie che mi sta piacendo perché adoro il calcio, come vabbè, penso tutti voi, e soprattutto io adoro il calcio, quindi mi piace fare questa serie, cioè la trovo veramente carina, divertente, e anche per voi penso che sia abbastanza gradevole. Quindi oggi mi sono concentrato sulle domande che mi avete fatto su Facebook, vi comunque invito, oltre a lasciare un bel like per questo video, se vi è piaciuto, a continuare a farmi domande di questo calibro, di questo genere, anche se le dovete ripetere, visto che non posso rispondere a tutti, a tutte le domande che mi fate, continuate a riscrivermele su Facebook oppure su YouTube, sotto i commenti, sotto i video, nei commenti. Quindi, partiamo con la prima domanda di oggi, che mi è stata fatta da Davide, che mi chiede, secondo te, la squadra che si è rinforzata di più nel panorama italiano, qual è? Non è una domanda facile a cui rispondere, tra l'altro non me la sono preparata la risposta prima, quindi la faccio abbastanza improvvisata. La squadra che si è rinforzata di più, sicuramente le due milanesi si sono rinforzate molto e si stanno ancora rinforzando. Per esempio l'Inter ha preso, praticamente cambiato tutta la squadra, si può dire. Ha preso anche Jovetic, che è stato l'ultimo colpo, probabilmente prenderà, quando si libererà di Shaqiri, Jovetic. Se riuscirà ad amalgamare tutta la squadra, probabilmente sarà la squadra che si è rinforzata di più. Nel Milan, invece, è un altro discorso, perché Ibra, ma... sì, Ibra, vabbè, ho già spoilerato quello che volevo dire. Nel caso potesse arrivare Ibrahimovic, allora qui le cose si renderebbero molto interessanti, ma comunque si vedrà nei giorni futuri, in futuro, non vorrei parlare adesso di questa cosa, ne parleremo magari più avanti. Comunque per ora secondo me l'Inter è quella che si è rinforzata maggiormente rispetto alle altre. La seconda domanda ci chiede Francesco, secondo te quali sono le tre squadre che in Serie A rischiano di essere retrocessi? Beh, di solito all'inizio del campionato sono sempre le neopromosse che rischiano di essere retrocesse, perché sono quelle che hanno un livello un po' più basso, di solito, non sempre, rispetto alle altre di Serie A. Abbiamo Bologna, che mi sento di escludere, perché secondo me potrebbe fare anche un buon campionato, un buon allenatore, una squadra abbastanza buona, quindi potrebbe far bene. Frosinone e Carpi sono le altre due neopromosse e potrebbero trovare un po' più di difficoltà, quindi potrebbero essere loro le due squadre, diciamo, che rischiano di più. D'altra parte in Serie A abbiamo l'Atalanta, che non ha fatto un bel campionato l'anno scorso, si è salvata di un pelo e probabilmente quest'anno si ripresenterà il problema, poi magari non è vero. Il Chievo non penso di solito una squadra da metà classifica, quindi non penso venga retrocessa o rischia di essere retrocessa. Una squadra che potrebbe rischiare secondo me è l'Empoli, perché l'anno scorso ha fatto una bella stagione, ha perso però tanti giocatori, ha perso un allenatore importantissimo, quindi potrebbe rischiare qualcosina, però ovviamente questi discorsi lasciano un po' il tempo che trovano, perché il campionato non è ancora iniziato, non è che sto seguendo io l'Atalanta cosa sta facendo in questo momento nelle amichevoli, quindi per dire non è molto facile da rispondere a questa domanda, però comunque nelle prime partite comunque qualcosa già si delineerà, quindi sapremo più o meno o in parte la risposta. Andiamo con la terza domanda di oggi, Luca, che ci chiede, credi sia possibile che un'italiana arrivi in finale di Champions quest'anno? È stato già un'impresa ardua che l'anno scorso sia arrivata la Juventus in finale, la Juventus comunque aveva un'ottima squadra, giocava molto bene, quest'anno penso proprio di no, perché in Champions abbiamo la Juve che si è indebolita rispetto all'anno scorso, come ho già detto mille volte, e quindi non è più al livello dell'anno scorso e farà molta fatica in Champions se riuscirà a passare i gironi. Penso di sì, però poi dipende sempre dal sorteggio. Però ci sono squadre in Europa molto molto più forti. Poi c'è la Roma, che è una bella squadra, potrà lottare per passare i gironi, magari anche qualcosa di più, però vabbè, non penso possa arrivare in finale di Champions. Ci sono squadre europee di livello altissimo come Real Madrid, Barcellona, che penso rivincerà la Champions quest'anno, per rispondere anche a una domanda che mi era già stata fatta. Poi ci sono i vari Bayern Monaco, eccetera, eccetera, quindi squadre inarrivabili. E poi c'è la Lazio, che deve fare, vabbè, i preliminari, ma comunque stesso discorso della Roma. Quarta e penultima domanda, Matt ci chiede, credi che quest'anno sia l'anno buono per una squadra italiana di vincere l'Europa League? Negli ultimi anni ci stanno andando sempre più vicino, ma nessuno è ancora riuscito.
ti seguo sempre, un saluto da Palermo, grazie. Sì, secondo me sì, abbiamo le stesse tra l'altro squadre dell'anno scorso o più o meno, cioè il Napoli, la Fiorentina e la, vabbè, Sampdoria tra virgolette, abbiamo tutti visto cosa ha combinato nei preliminari. La Fiorentina dipenderà dal mercato che farà in questi giorni e sapremo qualcosa di più sicuramente sul mercato Fiorentina, però potrebbe far bene, ma soprattutto il Napoli che secondo me farà un'ottima stagione in campionato e si dovrebbe, anzi penso che si riconfermerà in Europa League come l'anno scorso, magari anche facendo qualcosa di più, cioè andare in finale e non fermarsi un po' inaspettatamente contro il Dnipro. Io spero che, perché secondo me quest'anno il Napoli ha una, veramente una bella squadra, un ottimo leader in panchina e quindi potrebbe far bene. Andiamo raga con l'ultima domanda, molto velocemente, sennò il video dura troppo e non mi piace quando durano troppo. Carlo Alberto anzi, ci chiede cosa ne pensi di Maldini. Strano che dopo il ritiro non abbia continuato a restare nel mondo del calcio. Vabbè, cosa ne penso di Maldini? Vabbè, io sono milanista, quindi cosa devo pensare? È uno dei difensori più forti di sempre, è stato uno dei difensori più forti di sempre, ha vinto tutto, ha vinto 5 Champions League, quindi boh, risponditi da solo a questa domanda. Per la seconda domanda, strano che dopo, non è proprio una domanda, strano che dopo il ritiro non abbia continuato a restare nel mondo del calcio, in realtà Maldini è ancora nel mondo del calcio, dovrebbe essere tipo il vicepresidente o qualcosa del genere del Miami, squadra di serie B statunitense, quindi è nel mondo del calcio, in realtà poi negli anni, da quando ha smesso fino ad ora ha ricevuto comunque tante offerte per lavorare nel Chelsea, se non sbaglio ultimamente nel Paris Saint Germain si sta parlando, comunque lui nel mondo del calcio è rimasto, purtroppo non è rimasto nel Milan, ma magari, parlo per me, magari tra qualche anno si potrà riparlare, magari entrerà in società. Si stava parlando, si stava dicendo mesi fa quando era arrivato Bitaj Ball che poteva rientrare appunto nei piani del thailandese per far parte dello staff del Milan, della dirigenza del Milan, e io ci spero perché se lo merita tantissimo. Comunque raga, il video lo chiudo qui perché sennò dura tantissimo, spero vi sia piaciuto, come sempre vi invito a lasciare un bel like, 300 mi piace, uscirà un nuovo episodio, come sempre nei commenti scrivetemi qualche domanda, pure su Facebook ogni tanto faccio i vari post dove raccolgo un po' le domande, iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link come sempre li trovate in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!